Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a provare le GGMM T1 True Wireless Bluetooth 5.0, fatte bene all'apparenza. Poi andiamo a vedere nel dettaglio. Modello T1, sensibilità 96 dB, risposta in frequenza 20 Hz, da 20 a 20.000, impedenza 16 ohm, colore blu. Andiamo ad aprire la confezione, poi li proverò per qualche giorno e vi darò i miei pareri. Voilà, apriamo. Vediamo cosa c'è all'interno. Confezione fatta bene. Allora, grazie per l'acquisto, grazie mille. Troviamo T1 True Wireless, il manuale, multilingue o solo in inglese? Soluzione sì, multilingue. Viene detto come sono fatti. Va bene, questo lo leggerò più tardi. Oh, guardate che carina che è la confezioncina. Cosa abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coppie di adattatorini, di gommini per adattare in qualsiasi orecchio. Non avete scuse se vi casca, se non si tiene, se è troppo stretto, se è troppo largo. Ce ne sono di tutti i tipi. Qua dentro penso ci sarà il cavo per la ricarica, è vero? Non vuole uscire. Ah, protetto bene, c'è la cura. Micro USB, madonna quanto sarà, 10-15 cm. E non c'è nient'altro. Rimettiamo dentro, richiudiamo. E adesso, ta-da-ta-da! È blu, logo GGMM, leddino, porta micro USB, plastica, non è metallo. Voilà, sembra quando te devi sposare o fidanzare che gli devi dare l'anello alla fidanzata o alla moglie. Invece no, sono degli auricolari. Vediamo se ci stiamo il tic. Vabbè, è plastica, eh? È resistente ma è plastica. Quanto durerà questo apri e chiudi? Occhio che se può rovinare. E allora, queste hanno, vediamo un po' come sono, se calamita o meno. No, però si alloggiano. Ah, sì, c'è la calamita, si alloggiano benissimo. Ecco qua la forma. Vedete come sono? Destro e sinistro. No, ecco qua. Se le aprite così, ok, al contrario. Quindi quando li prendete da qua, il destro è questo, il sinistro è questo, dovete incrociare. Okay, qui bisogna levare questa pellicolina per fargli fare contatto. Devo pure di qua con la base in modo tale che si possa ricaricare e le andremo a caricare subito. Ma prima vi faccio vedere come stanno. Potete metterle in due modi, preso il destro o così, ovviamente, come è più giusto. Infatti, e mi ha già detto power on pairing, vedete? Così e così. Ora io non mi vedo, però voi mi vedete. Ma volendo potete anche metterlo, da quello che ho capito, il destro di qua in questo modo, con l'archetto che va in basso. Questo mi ha detto power on e si sta blinkando di blu e rosso. Quest'altra la inserisco, non mi sta parlando, non ho premuto nulla. Vediamo se c'è un tasto fisico. Non vedo tasti, sarà touch probabilmente. Allora, visto che è accesa solo questa e questa no, le vado a caricare e ci risentiamo in un altro momento dopo che le avrò provate e vi saprò dire di più per quanto riguarda queste GGMM T1 auricolare Bluetooth True Wireless. Perfetto, sono in ricarica e lo vedete da questi leddini rossi. Ci vediamo fra qualche giorno. Questa parte qui dove c'è questa lineetta, sia qua che qua, è sensibile al touch, quindi si può strusciare oltre che tappare per alzare e abbassare il volume. Appena le estraete si lampeggiano, rosso e blu, in carica, LED rosso fisso. Estraete, lampeggiano rosso e blu. Indossate oppure attivate il Bluetooth, si chiamano GGMM-T1, associare ok, connected. Perfetto, si possono indossare, allora L ed R, dopodiché fate partire una canzone, ok, confermo, si sente. Com'è la qualità audio? Ci siamo, devo dire che ci siamo. Devo dargli un difetto? Il volume complessivo è leggermente troppo basso. Non è che vi stordiscono le orecchie se li tenete alti, no,
il volume è giusto, alto, non altissimo. Ecco, il suono c'è, è equilibrato, dai, non posso dargli un difetto né sui bassi, né sui bene, né sui alti. È buono, ci sta, dai, dai. Allora, al lancio questi o anche sul sito vengono intorno ai 45 euro. E quindi io vi dico, a 45 euro prendeteli dal sito. Mo, non so perché su Amazon stanno a 90 euro. 90 euro ne valgono? Ni, 90 euro... No, non ne valgono, dai. A 45, sì, valgono tutti. Il fatto che comunque in sport, bicicletta, monopattino, non mentre correte, mentre fate sport qualsiasi generico e potete usarli, non vi cadono, non vi danno fastidio, non li sentite nell'orecchio, è come se ve li scordate. Poi la durata della batteria è tantissima, pensate, fate 9 ore di riproduzione e se li mettete qua dentro a ricaricare fate fino a 36 ore di riproduzione musicale, dopo dovete ricaricare la base si ricarica in circa 4 ore. E vi consente di fare una ricarica completa delle cuffie qua di per 4 volte. I materiali, certo, di questa è plastica, penso, come vi ho detto. Di queste è una specie anche di gomma, quindi comunque resistente. Vedete com'è molto flessibile. Non avete paura che vi cadano dall'orecchio. Ci sono vari adattatori. Pesano poco, 8 grammi l'una. È ingombrante da tenere in tasca? Manco tanto alla fine. Certo, non è piccolissimo, però queste sono le dimensioni. Ho provato a connettere anche con il mio televisore LG OLED 55C9 per sentirmi un po' di musica tramite il TV e funziona perfettamente. Che altro dirvi di queste GGMM? Valutate voi, nel senso, se avete l'opportunità di ascoltarne al negozio, ben venga. Però fra tutte quelle che ho provato, che siamo quasi a una decina, sicuramente queste le metto nella top 3, qui in classifica. Il Bluetooth è 5.0 e l'altoparlante che utilizza è da 10 mm. Senza ostacoli, senza barriere, garantisce, secondo quanto riportato il sito, in linea d'aria, una portata di 30 metri rispetto al terminale. Certo, poi dipende anche che terminale è. Comunque gli ultimi smartphone, sì, 30 metri in linea d'aria senza ostacoli. È inutile farvi sentire dal microfono della telecamera come si sente, perché comunque non capireste molto. È un test che lascia il tempo che trova, quindi dovete sentirle proprio all'orecchio, c'è poco da fare. Niente ragazzi, questo video finisce qui. Se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile, mi raccomando lasciate un like. Se non vi è stato utile, se non vi è piaciuto, un dislike. Seguitemi sui social, Facebook, Instagram, IGTV, TripAdvisor, Potterino 10. Anche su YouTube, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi. Attivate la campanella per non perdervi tutte le notifiche e le novità che porto sui canali riguardo i prossimi video. Qui da Potterino 10 è veramente tutto. Ricordo il link in descrizione per l'acquisto sia sul sito che su Amazon di questo prodottino qua. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao! Da 1 a 10 voto 7 e mezzo.